Presidente Dapei, oggi si discute anche di città metropolitane in questa occasione internazionale in cui le problematiche sono tante. A che punto siete nella città di Milano verso la vostra città metropolitana? Beh, credo che sia significativo parlarne qui a Napoli, perché se c'è una città, un territorio con le problematiche similari a quello di Milano è proprio Napoli, cioè un capoluogo che è appiccicato a un territorio più vasto, è frammentato in una serie di piccole amministrazioni ormai inadeguate a dare risposte ai grandi problemi di area vasta. Se ne parla da tanti anni, finalmente si sta muovendo qualcosa, è già legge che al 1 gennaio 2014 partono le nuove città metropolitane. E noi dobbiamo essere in questo momento, diciamo, con uno spirito costituente, quindi guardare alle esperienze internazionali che hanno funzionato, ma anche dare contenuti locali a una risposta che non può essere uguale per tutti. Napoli ha le sue specificità, come Roma, come Palermo, come Milano. Ecco, il lavoro che facciamo insieme poi dovrà servire a ciascuno a coniugare qualcosa che non è più rimandabile, cioè il fatto che sì, valga il campanile di ciascuno, ma che non ci sia più bisogno di mettere, nel nostro caso, 134 persone ogni volta d'accordo per un provvedimento sul traffico, sull'ambiente o sul lavoro. Ce la faremo per il 1 gennaio? Io credo che noi siamo abituati a dare il meglio quando tutto sembra perduto, vinciamo i tornei di calcio oppure le grandi sfide quando siamo sotto pressione. Quindi il fatto di avere una data così ravvicinata e quindi dover risolvere in un anno quello di cui abbiamo parlato per 40 anni, ecco, contando sul nostro stellone in positivo, può essere la volta giusta. Certo, è un'occasione che non dobbiamo sprecare. Assessore Camannossi, si discute di tutto, di tanto, di troppo, però anche di province e di città metropolitane. Com'è la sua situazione e soprattutto il suo pensiero? Il mio pensiero è che siamo d'accordo con il principio della istituzione delle città metropolitane, perché credo che si debba rafforzare le politiche metropolitane, soprattutto per quanto riguarda la pianificazione urbanistica, i trasporti, l'ambiente e l'infrastrutturazione del territorio. Quindi bene se è l'occasione per rafforzare le politiche metropolitane superando antistorici campanilismi. Per fare questo però dobbiamo procedere, penso, ad alcune modifiche, ad alcune proposte. Prima tra tutte quella della elezione diretta dei rappresentanti, proprio per rafforzare anche politicamente questo ente, dargli autonomia finanziaria e le risorse necessarie per sviluppare politiche e per cambiare in meglio la qualità della vita dei nostri concittadini, e che non abbia confini troppo rigidi, perché ad esempio noi, per quanto riguarda la realtà della provincia di Firenze, guardiamo con molta attenzione anche ai territori provinciali di Prato e di Pistoia, e quindi confidiamo anche nel fatto che i confini non possono essere così rigidi, ma che ogni realtà possa essere in grado di disegnare i confini aderendo ovviamente alla propria realtà. Insieme a questo deve essere l'occasione per inserire massicce dosi di innovazione tecnologica nella pubblica amministrazione, perché è l'unico modo per investire a pieno le risorse che abbiamo per migliorare la macchina pubblica anche in termini di efficienza e di innovazione. È possibile ipotizzare dei tempi? I tempi ce li ipotizza il decreto, quindi abbiamo come scadenza quella del 1 gennaio del 2014. Noi puntiamo a lavorare di qui all'inizio di gennaio del 2014 per fare uno statuto che possa essere, che possa rappresentare una città metropolitana utile ai cittadini della provincia di Firenze e del territorio della Toscana centrale, che non sia ovviamente un ente fatto semplicemente di nominati, che serve solamente ad allungare la filiera amministrativa e serve poco alla qualità della vita delle persone. Roy, a che punto siamo a Reggio Calabria sulla formulazione delle nuove province? Ma noi non siamo provincia, siamo città metropolitana come Napoli, e quindi già il Consiglio Provinciale, che io ho l'onore di presiedere, si è attivato con una riunione nei mesi scorsi, c'è stato anche il vostro Presidente che ha partecipato, il Presidente Rispoli, perché dobbiamo costruire questo nuovo soggetto partendo dai cittadini, partendo dai comuni, e difatti il Parlamento ha accettato questa conferenza metropolitana che riunisce tutti i sindaci dei territori e il Presidente della provincia, perché dal basso possa nascere questa nuova realtà che è prevista dalla legge 3/2001 e che però non vede la luce. Napoli è una città meravigliosa, è una città metropolitana già per sua natura, e quindi ospitare un evento di questa portata, di portata mondiale, e far capire anche l'importanza delle 10 città metropolitane italiane che può ricoprire questo nuovo ente locale è una cosa importantissima, e quindi sono contento di essere qui, sono contento dell'invito, dell'accoglienza.
stessa e soprattutto di quanto la provincia e il comune di Napoli stanno facendo nella direzione giusta. Lei è favorevole alla nomina o all'elezione diretta? Ma no, intanto si parla di un'elezione di secondo livello, io non sono per i nominati, essendo stato eletto poi da Presidente del Consiglio, sono stato eletto due volte, prima dai cittadini e poi dai colleghi, io sono per l'elezione diretta, per far tornare al popolo la sacrosanta, il sacrosanto diritto di scegliere i propri rappresentanti.